Il Nardò di Taurino sulla sua strada incontra la solita formazione del Picerno. I lucani vengono da tre vittorie consecutive. Il Nardò, dal canto suo, pur pareggiando l'ultimo confronto col Pomigliano, ha inanellato il suo decimo risultato utile consecutivo. In cinque partite disputate, tre vittorie e due pareggi, il Picerno ha subito solo un gol, peraltro su un calcio di rigore, mettendo in mostra una difesa coi fiocchi. Terminale offensivo della squadra di Arleo, il brindisino Emanuele Tedesco, che ha sempre segnato negli ultimi tre confronti. All'andata, per il Nardò che giocava a Copertino, fu quasi una beffa, con una sconfitta davvero rocambolesca maturata soltanto nel finale. Nel Picerno, rispetto all'andata, non rivedremo il brasiliano Cruz, che non rientra più nei piani della società e non veste più la maglia dei lucani. Il Nardò ritrova la fantasia di Bertacchi, che ha scontato un turno di squalifica. Diversi confronti tra le due squadre. In Coppa furono proprio i Granata, grazie ad una rete di Palmisano, ad interrompere il buon ciclo dell'ambiziosa Polisportiva Picerno. Una giornata in cui fecero più notizia, per la verità, le vicende extracalcistiche e relativi DASPO. Proprio sulla scorta di quanto accaduto pesa la decisione del prefetto della provincia di Potenza, che ha imposto proprio per il match di domenica prossima il divieto della vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio Donato Curcio di Picerno, per tutti i residenti nella regione Puglia. A Simone Cassano, nell'ultimo match preso quasi per i capelli, sicuramente uno dei migliori. Insomma, sul 2-0 stavate un po' perdendo, diciamo così, le speranze. Guarda, perdere le speranze proprio no, perché altrimenti non avremmo avuto quella reazione. Sappiamo di aver regalato questi due gol perché era una partita che avevamo approcciato nel migliore dei modi, avendo qualche occasione, e poi quei due gol in un altro momento magari avrebbero potuto abbatterci, però c'è stata una reazione da squadra e siamo riusciti a pareggiarla. Se abbiamo avuto pure l'opportunità per ribaltarla, però ci è venuta male. Tu sei, diciamo così, uno dei più anziani, volendo utilizzare, insomma, una frase un po' così, una parola un po' eccessiva, di un gruppo che in realtà è giovanissimo. Come ti stai trovando all'interno di questa squadra? Mi sto trovando molto bene perché il gruppo è un gruppo affiatato e di cui la maggior parte degli elementi conoscevo già perché ero stato qui 2 anni fa, ma anche i nuovi innesti si sono ben integrati e abbiamo creato un grande gruppo ed è proprio questa la forza della nostra squadra, perché non abbiamo, come succede in altre piazze, giocatori che credono di poter risolvere la partita da soli. Ma noi remiamo tutti dalla stessa parte e arriviamo ai risultati attraverso il gioco di squadra. Senti, la prossima sfida è di quelle toste, anche se voi avete collezionato il decimo risultato utile consecutivo. Sì, è una partita molto dura. Sappiamo che Picerno, andare a Picerno non è mai facile. Hanno delle buone individualità e, come sta dimostrando la classifica, sono una buona squadra. Andremo lì a Picerno per vincere la partita, perché noi non guardiamo la classifica, andiamo ovunque per giocare e vincere, cercare di vincere e portare a casa i 3 punti.